Un saluto, amici della rete. Qual è il modo migliore di imparare una cosa se non porsi un obiettivo e realizzarlo e vedere come realizzarlo? E il nostro obiettivo oggi è quello di disegnare e realizzare un oggetto 3D. Faremo questo andando a usare Autodesk Fusion 360 e lo useremo per realizzare un semplice oggetto, un portachiavi. Tralasciamo ovviamente la parte di download e di installazione perché troverete tantissimi tutorial in giro per la rete su come si scarica e si installa Autodesk Fusion 360, ma andiamo a focalizzarci su come poi si utilizza questo programma. Alla fine, se questo video vi piace, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina così da essere sempre aggiornati quando pubblicherò nuovi video. E ora entriamo nel magico mondo di Autodesk Fusion 360. Il primo concetto da capire in Fusion 360 è che esistono diversi ambienti di progettazione per i solidi, per le superfici, per le lamine, ma noi ora ci focalizzeremo solo sull'ambiente di modellazione 3D per i solidi. Un secondo concetto da capire è che grossa parte della modellazione 3D in Fusion 360 è basata sull'idea dello sketch o di schizzo. Lo schizzo è sostanzialmente la versione 2D del nostro modello tridimensionale che andremo a disegnare su di un piano, dandogli poi successivamente la terza dimensione. Per questo motivo, quando selezioniamo la voce Sketch nel menu di Fusion 360, ci viene chiesto di selezionare un piano. Questo piano può essere uno qualsiasi dei piani presenti nel nostro disegno, ma dato che ancora non abbiamo disegnato nulla, ci verrà chiesto di selezionare uno dei tre piani cartesiani, XY, XZ. O YZ. Per semplicità si va di solito a selezionare la base, quindi il piano XY. Una volta entrati nello sketch, ci appaiono tutte le classiche primitive di un programma di disegno bidimensionale, dai rettangoli ai cerchi e a altre figure geometriche bidimensionali. Quello che ci interessa per ora usare sono i cerchi. Un'altra cosa da sapere di Fusion 360 è che è un software parametrico, per cui possiamo disegnare gli elementi anche a caso e poi andare a impostare vincoli sugli elementi per renderli adatti a ciò che vogliamo creare. Per questo andiamo a disegnare a casaccio i quattro cerchi che ci servono e poi andremo a impostare i vari vincoli. Il primo vincolo che andiamo a impostare è la dimensione dei vari cerchi. Possiamo quindi adesso, a posteriori, usare il comando dimensione per dimensionare opportunamente i vari cerchi. Ci interessa un cerchio grande che sarà, diciamo, la nostra base di 40 mm, un cerchio che sarà la parte superiore a 25 mm, un altro cerchio che sarà l'elemento in rilievo nella parte inferiore e il foro per l'anello dove inserire le chiavi. Con il vincolo invece coincidente iniziamo a posizionare i vari elementi. Innanzitutto, per semplicità, mettiamo il cerchio più grande con il centro nell'origine di questo piano, cioè nell'origine dell'asse XY. A questo punto noterete che il cerchio grande è diventato nero, significa che è bloccato in questa posizione, perché ho fissato il raggio, il diametro del cerchio e il suo punto, per cui a questo punto, anche se provo a trascinarlo, non succede nulla, è qui fissato, bloccato. Gli altri tre cerchi per ora li voglio allineati in verticale, per cui posso usare il comando verticale sul primo cerchio, sul secondo, sul cerchio superiore, su questo qui, sull'ultimo e su questo. Come vedete, questi tre cerchi non sono diventati neri perché ho sì messo un vincolo, ma questo vincolo permette, vedete, di spostarlo ancora, seppur solo in alto e in basso. Non posso andare a destra e a sinistra, vedete? Perché ho definito che questi tre cerchi sono sulla verticale del cerchio originale, del cerchio più grande.
Aggiungiamo un ulteriore vincolo, ossia diciamo che questo cerchio qui da 25 sia tangente in questo punto, in questo caso perché è l'unico punto dove può essere tangente visto l'altro vincolo, del cerchio dei 40, per cui utilizziamo il vincolo di tangenza tra questo cerchio e questo cerchio. Ecco qui. Vedete che anche il secondo cerchio, quello da 25 mm, è diventato nero perché adesso è fissato sull'asse verticale ed è tangente in questo punto, per cui non si può muovere. Col vincolo dimensionale andiamo a dire invece che l'altro cerchio, questo da 25, sta qui più o meno, e diciamo che si trova come 5 mm più in basso rispetto al centro. Cioè questo da 25 mm è 5 mm più in basso rispetto all'altro centro, quindi la distanza tra il centro del cerchio da 40 mm e il centro del cerchio da 25 è di 4, lo imposto a 5 mm. Ecco qui. E come vedete, anche questo terzo cerchio è diventato nero. L'ultimo, il foro voglio che si trovi esattamente a metà di questo cerchio qui, quindi più o meno a metà tra questo punto e questo punto, ma più o meno non è una cosa bella. Come faccio? Impostiamo la distanza tra questo punto e questo punto a 25 diviso 4 e le cose funzionano. Però potrebbe succedere un domani che io cambio la dimensione di questo elemento e lo faccio diventare di 15, ed ecco che quel cerchio mi mantiene invece, ovviamente è un valore fisso, 25 diviso 4, mi mantiene questo raggio, questa distanza tra i due centri. Per cui, e questa è la bellezza dei software parametrici, è possibile derivare questo valore qui da questo, che vedete, se ci passo sopra mi dice che è, lo rifaccio rivedere, è un D2 2.25 mm. Questo valore è parametrizzato con una variabile D2, ma non devo neanche ricordarmela, perché basta che clicco qui sopra, diviso 4, e voilà. Vedete questa FX davanti, significa che è un valore calcolato sulla base di questo, e adesso se cambio questo diametro, automaticamente il cerchio più piccolo si trova sempre nel punto corretto. Ok, manca un'ultima cosa. Per avere il nostro perimetro del portachiavi, manca queste giunzioni. Come le andiamo a fare? Di nuovo, facciamo un enorme cerchio, come ci pare. Eccolo qui. Magari lo metto un pochettino nel punto dove più o meno voglio che sia. Questo cerchio voglio che sia tangente a questo cerchio e a quest'altro cerchio. Per cui di nuovo uso il vincolo di tangenza tra questo elemento e questi altri due. Tra questo elemento e questo. E tra questo elemento e questo. Eccolo qui. Adesso vedete che anche questo cerchio è ancora blu, non è nero. Perché? Perché è vero che sta vincolato in questi due punti, ma io posso variare il raggio. Posso variarlo a mano, oppure posso comunque mettergli un vincolo di dimensione, mi può interessare, che ne so, 100, di averlo fisso, 180, eccolo qui. Ok, a questo punto tutto è nero. Per ottenere l'altro posso o fare la stessa identica cosa con questo valore qui, eventualmente derivandolo come valore, come prendendo come valore il D7, ma posso utilizzare le simmetrie. Questo cerchio è sicuramente simmetrico rispetto a un asse che passa per i centri, per cui mi costruisco una linea che possa essere di tipo costruttiva, per cui non mi rientra negli elementi che poi sono selezionabili in 3D, ma è solo una linea di costruzione fra questi due cerchi. E a questo punto posso usare il comando mirror, l'oggetto da mirrorare, da riflettere
è questo, la linea di riflessione è questa, lui mi fa un preview di quello che otterrò, premendo ok ottengo il secondo cerchio e questo mi chiude lo sketch. Chiuso lo sketch, ritorniamo a visualizzare in modalità isometrica e andiamo ad estrudere gli elementi che ci interessano. Quindi premiamo il pulsante estrusione, selezioniamo i profili, quindi questo, non il cerchio perché lì vogliamo che ci sia il foro, questo elemento qui, questo, gli diciamo quanto lo vogliamo alto, diciamo 8 mm, posso trascinarlo, inserirlo qui o inserirlo qui, la stessa identica cosa, premendo ok otteniamo il nostro porta, la base del nostro portachiavi. Ok, adesso voglio creare in questa zona qui col cerchio che non ho usato, che adesso non vedete più perché una volta che uno sketch è usato lui me lo disabilita, ma posso sempre rivisualizzarlo qui. Voglio usare questo profilo qui, avete notato che questo profilo non era facilmente selezionabile perché c'ho sopra della roba, ma se io tengo premuto mi appare tutto ciò che c'è in quel punto in profondità, dalla faccia più esterna al profilo alla faccia più interna. Quindi a me mi interessa questo profilo lo voglio usare per creare un piccolo, non foro, ma un piccolo rilievo in questa zona qui. Quindi di nuovo uso il comando estrusione. Allora qui, se lui già di default, se adesso io vado a tirarlo in su, mi fa come operazione cut, cioè questa roba che io sto estrudendo in realtà, dato che sto estrudendo un solido all'interno di un altro solido, lui considera che questo solido è un solido di rimozione di materiale e va benissimo. Però ho due cose da dovergli definire per essere più preciso. Allora, l'altezza di nuovo potrei impostarla agli 8 mm come ho fatto prima e quant'altro, ma il comando estrude mi permette di dire dove voglio che finisca, in particolare a una faccia di un oggetto. Quindi io gli dico che deve finire qui e lui automaticamente mi si ferma sulla faccia dell'oggetto. Inoltre io non voglio un foro, ma voglio che la partenza di questa estrusione non sia sulla base, ma voglio lasciargli un po' di spazio, e questo si fa grazie al start, non dal profilo, dal piano del profilo, ma da un offset. Gli diamo 5 mm ed ecco che qui l'elemento da estrudere mi inizia 5 mm più in alto. Premo ok ed ecco che ho creato il mio foro all'interno del mio portachiavi. A questo punto qui posso fare un nuovo sketch su questo piano, posso selezionare per esempio del testo, scriverlo. Va bene così, ritorno, chiudo lo sketch e di nuovo estrusione di questa scritta. Qui posso di nuovo dire che l'altezza di questa estrusione è questo piano, ma con un offset di meno 1, per cui l'estrusione mi si abbassa automaticamente di un millimetro da questo piano. E il risultato finale, nascondendo lo sketch che avevo mostrato, è questo qua. Per abbellire il tutto e anche per renderlo al tatto morbido in queste linee, col comando fillet, selezionando margine superiore, margine inferiore e margine superiore del bordo del cerchietto centrale, posso smussare il mio portachiavi. A questo punto posso salvarlo nel cloud, ma quello che mi interessa principalmente è esportarlo in 3D, non mandarlo a una stampa direttamente. Che cosa voglio? Tutto l'intero corpo, e lo mando su di un file. Posso salvarlo come STL. Questo STL appena creato
La prossima volta vedremo come darlo in pasto a uno slicer per poi mandarlo a una stampante 3D. Per ora è tutto, un saluto amici della rete.